Buonasera ragazzi, benvenuti alla nostra nuova video lezione. Vorrei fare un'introduzione degli argomenti grammaticali del capitolo 6, che discuteremo poi nelle prossime lezioni. Oggi vorrei parlare del comparativo di maggioranza e il superlativo di maggioranza degli aggettivi in inglese. Allora, la prima cosa da capire è a cosa serve. A cosa serve? A cosa serve un comparativo di maggioranza? Serve per confrontare due persone o cose o luoghi. E il superlativo per cosa serve? Serve per confrontare tre o più persone, cose o luoghi. Quindi, per affrontare questo in inglese, bisogna prima capire se l'aggettivo che vogliamo trasformare è corto oppure lungo. Se è un aggettivo corto, un aggettivo breve, allora ci comporteremo in un modo. Se l'aggettivo è un aggettivo lungo, allora ci comporteremo in un altro. Quali aggettivi classificano come brevi? Quelli che hanno una sillaba, tall, quelli che sono bisillabi terminati in y, happy, tidy. Quali sono quelli che classificano come aggettivi lunghi? Quelli che hanno due o più sillabe, quando sono due e non finiscono in y. Quindi, per esempio, honest, due sillabe, awful, due sillabe. Quindi, in questo caso, classificano come aggettivi lunghi e si tratteranno in un modo diverso. Il comparativo di maggioranza ci sta indicando che qualcosa è più di quell'aggettivo di qualcos'altro, o che una persona ha più di una qualità o caratteristica di quanto non ne abbia un'altra persona. E si fa: se è un aggettivo corto, soggetto, verbo be, poi l'aggettivo più er, poi la particella than, che vuol dire in italiano di, e ci aiuta a fare il paragone col secondo termine. E il secondo termine, se è un pronome, non è il pronome soggetto, ma il pronome oggetto, him, her, us, eccetera. Se è un aggettivo lungo, invece, la formula è soggetto, verbo be al presente, poi more è l'aggettivo nella sua forma base e poi si mette di nuovo la particella than e il secondo termine di paragone, che può essere una città, un posto, una cosa o una persona. E se è una persona si scrive direttamente il nome della persona, o se si mette il pronome sarà un pronome oggetto. Allora facciamo un passo indietro. Io adesso mi trovo a pagina 126. E vediamo se abbiamo un aggettivo breve che è un monosillabo come l'aggettivo small, il suo comparativo di maggioranza sarà smaller. Smaller significa più piccolo. Variazioni ortografiche. Quali sono le variazioni ortografiche per questi casi? Se finisce con una E trasparente o invisibile o inaudibile come la E in nice, allora si aggiunge direttamente la R, quindi nicer, whiter. Se ha una sola consonante che è preceduta da una sola vocale come big, questa consonante alla fine si raddoppia. Per big diventa bigger con una doppia G. Slim diventa slim con una doppia M. E se ha una Y preceduta da consonante, la Y viene trasformata in una I latina col puntino e si aggiunge la ER. Pretty, happy. Tutte e due perdono la Y e si sostituisce con una I e poi ER. Pretty, prettier. Happy, happier. Notate che la mia pronuncia praticamente non include questo suono r. In quasi tutti i casi,
La R non si pronuncia quando viene seguita da una vocale, nell'inglese britannico naturalmente. In cambio, se abbiamo aggettivi lunghi, cioè quelli che hanno due o più sillabe, si mette prima la parola more e poi l'aggettivo. Per l'aggettivo intelligent, il comparativo di maggioranza è more intelligent. Per l'aggettivo beautiful, il comparativo di maggioranza diventa more beautiful. E poi abbiamo alcuni che sono comparativi irregolari. Good che diventa better. Far diventa further, che può anche scriversi con la A. Quando facciamo un paragone qualsiasi, questo paragone ha due termini che vengono paragonati. Il secondo termine di paragone, di qualcosa che è più bello, più intelligente, più alto, il secondo viene introdotto da than e questa parola than corrisponde all'italiano di. Rome is hotter than London. Roma è più calda di Londra. Bene, e adesso entriamo brevemente a guardare i superlativi di maggioranza degli aggettivi. Servono per confrontare o paragonare tre o più persone, luoghi o cose. E il superlativo deve sempre essere preceduto dall'articolo the, quindi corrisponde nell'italiano il più. Allora, abbiamo due modi di fare il superlativo di maggioranza. Come ne avevamo due per fare il comparativo, ce ne sono anche due per fare il superlativo. Anche qui abbiamo la divisione tra aggettivi brevi e lunghi. Quando abbiamo un aggettivo corto, aggiungeremo est, e quando abbiamo un aggettivo lungo, aggiungeremo the most. The most è l'aggettivo. Quindi, per gli aggettivi brevi, come si comporta il superlativo? Si comporta così. All'aggettivo breve gli aggiungi est. E come varia? Se finisce con una e, che è una e trasparente, come nice, si aggiunge solo est, nicest, white, the whitest, sempre preceduti dall'articolo the. Se ha una sola consonante preceduta da una sola vocale, come big, si raddoppia quella G, quella ultima consonante. Slim diventa the slimmest, big diventa the biggest. E se finisce con una Y preceduta da consonante, quella Y diventa una I normale, I latina, e poi si aggiunge EST. Poi abbiamo come si comporta il superlativo con gli aggettivi lunghi, quelli che hanno due o più sillabe, e quando queste due sillabe non finiscono in Y. E vediamo, si mette ancora l'articolo the, poi most e poi direttamente l'aggettivo lungo. Quindi per intelligent, the most intelligent, beautiful, the most beautiful, honest, the most honest, awful, the most awful. E poi ci sono quelli irregolari come good che diventa the best, il comparativo era better e il superlativo è the best. Il comparativo di bad era worse, finiva in e il superlativo è the worst. E si pronuncia quella T finale. Il comparativo di far era further e il superlativo di far è the furthest. Questi vanno imparati. Adesso vi faccio vedere il testo della comprensione del testo che dovrete fare. Leggete con me. E poi lo leggete da soli e le parole che non vi sono tornate dovrebbero trovarsi tutte nel vocabulary list, nel glossario che accompagna questo documento. Leggiamo insieme. Scientists
classify volcanoes into two main types, shield volcanoes and stratovolcanoes, or composite volcanoes. Shield volcanoes are the largest. They are generally not explosive. Liquid lava accumulates and spreads out, producing a mountain that can be thousands of meters high and very wide. Kilauea and Mauna Loa volcanoes in Hawaii are examples of active shield volcanoes. A stratovolcano is a mix of lava and eruptions of ash, cinder, and rocks. Young stratovolcanoes are steep and symmetrical. There are several active stratovolcanoes in North America. Mount St. Helens in Washington, USA, Mount Fuji in Japan, and Mount Vesuvius in Italy are some famous stratovolcanoes. Poi ci sono delle istruzioni per costruire il vulcano di carta. La prima dice color the volcano before cutting, e questo vuol dire colora prima di tagliare. La seconda, cut along all the outside edges, taglia i contorni, quindi non le parti del vulcano tutte separate, ma attorno al contorno. Number three, fold the paper as in the image, piega il pezzo di carta come nell'immagine. Number four, the printed side must face outwards, e questo vuol dire il lato stampato deve guardare verso il fuori. Poi, fit the pieces before applying glue. Prova a vedere bene se entrano i pezzi prima di mettere la colla e creare poi una confusione. Poi per ultimo applica la colla, apply the glue where it says glue. E con questa spiegazione dovrebbe funzionare. Il vostro compito è rispondere: how are shield volcanoes and stratovolcanoes different? Give an example of each. È molto facile la domanda, dovete solo metterla nelle vostre parole, darmi la spiegazione della differenza. Avete tutti i dati per farlo e per le parole che non capite avete il piccolo glossario. E adesso vi lascio, ma prima di lasciarvi vi do un piccolo esercizio da fare. Io dirò adesso alcuni aggettivi, voi dovete copiarli e scrivermi a fianco il comparativo e il superlativo di quell'aggettivo. Forza! Popular, difficult, important, useful, similar, strong, poor, hungry, serious, famous, boring, angry, terrible, mad, tiny. Bene. Bene, giovani, un super piacere come sempre e a presto, ci vediamo alla prossima lezione. Ciao.